Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi di nuovo con un'altra presentazione. In questi giorni sono in vena di pubblicazione, speriamo che la situazione continui così. Oggi vi presento queste due mini pale della John Deere, sono praticamente riguardano il gruppo appunto John Deere che tratta le costruzioni, è diciamo reparto americano con livrea gialla e nera. Queste due sono fatte da Farmer Andy, che è un modder della crew di Maru, e sono uscite da poco, le ho notate, ci ho dato un occhio, ho deciso di presentarle perché veramente meritano e ci volevano nel 15, perché nel 13 c'era la Bobcat, quella che era uscita per il contest, per il Modo Contest. Comunque niente, sono ottime mod, sono delle conversioni perché derivano dal simulatore Demolition Company, sempre della Giants, quindi è una conversione da quel gioco lì. Comunque l'ho apprezzato, è stato fatto un buon lavoro, sono molto utili, funzionano veramente bene, sono complete di dirt e veramente funzionano alla grande. Allora, ci sono due versioni, c'è questa qui cingolata e questa gommata, sì, l'unica differenza è appunto questa qui. Allora, funzionano, sono compatibili praticamente con i front loader della Stoll, cioè praticamente agganciano tutti gli attacchi che vanno bene per i caricatori frontali e non gli altri, quindi potete attaccare tutti questi qui. Ok, niente, come funzionalità non ha nessuna, diciamo, funzione aggiuntiva, la fanaleria funziona, eccola qua. Là dentro la visuale è molto buona, anche i dettagli son molto, molto belli, come modello non pesa assolutamente niente, è veramente leggero. Abbiamo anche il lampeggiante funzionante. Dietro qui vedete che c'è un piccolo aggancio che potete agganciare dei rimorchi, però comunque a timone basso perché vedete che è quasi raso terra, quindi dovete agganciare, diciamo, appunto dei carri ad aggancio basso. Anche il sound è molto bello. Veramente carine da usare, mi piacciono veramente tanto, le ho usate anche nella realtà un po' di volte e sono veramente divertenti. L'unica pecca, vabbè, non è una pecca, ma comunque vedete che non arriva molto in alto con il braccio per caricare, quindi dovete limitarvi a caricare rimorchi abbastanza piccoli perché altrimenti non riuscite appunto ad arrivare alle sponde alte. Come movimenti vedete che comunque è molto, molto ristretta, tende un po' a patinare, ma comunque sappiamo che è colpa dell'engine di farming. All'interno c'è una buona visuale, come vi dicevo. Sono veramente uno spasso da usare, veramente belle. Sono veramente una figata, io mi diverto come un bambino di 3 anni a usare queste cose qua, ve lo confesso, è veramente una figata. Ok, questa qui, sua sorella gemella, è praticamente identica, solo che è appunto gommata. Qua ci ho messo le forche per i bancali. Ne potete comodamente inforcarli. L'unica cosa è che non riuscite tanto ad abbassare proprio fino a terra terra il braccio, quindi dovete un po' aprire le forche e poi alzarle per appunto caricarvi, ecco qua il fail, caricarvi i bancali altrimenti non riuscite ad andare. Comunque, ok, questo qui è il vascone del fertilizzante del Mengele che ho presentato ieri. Chi non ha visto la presentazione glielo consiglio di visionarla più presto. Eccoci qua. Questa qui gommata tende un pochino a avere un raggio di manovra un po' più stretto della cingolata, che me ne sono accorto, poi non so se è magari una mia impressione. Comunque vedete che si gira veramente in pochissimo spazio. Ok, basta, se no mi faccio venire mal di testa.
E basta, niente, per il resto non ho notato altro, le reputo veramente un ottimo mod, è una novità se così si può dire del 15, anche sì, sono molto utili soprattutto per farm piccole, manovre piccole, appunto potete attaccarci i caricatori, le forche per le balle, le forche per i tronchi, le forche per il trinciato, per il letame, potete fare quello che volete. Quindi niente ragazzi, io mi fermo qui, spero vi sia piaciuta la mod e basta, vi lascio ovviamente il link in descrizione e ci vediamo spero prestissimo con un'altra presentazione di ottime mod e adesso uscirà anche qualche video agricolo. E niente, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!